Bene, allora come abbiamo visto, come sappiamo, i primi anni di vita dei nostri figli sono sicuramente complicati, gioiosi, ma magari per alcuni aspetti complicati, come proprio uno di questi potrebbe essere il linguaggio. Allora, come fare per capire i propri figli che hanno un linguaggio tutto loro? Beh, pensate che c'è un vero e proprio dizionario che traduce dall'italiano al bambinese e viceversa. L'autrice è qui con noi. Allora, do il benvenuto ad Daria Polledri. Ciao Daria, benvenuta. Ciao. Ecco, allora dicevamo, questo libro veramente molto simpatico, molto divertente, adesso entriamo un po' nel dettaglio, il dizionario che traduce la lingua un po' proprio dei propri figli, è così, com'è nata l'idea? L'idea è nata proprio in casa. Coautrice è mia cugina Francesca Del Rosso e insieme abbiamo trovato proprio all'interno delle mura domestiche il materiale utile per partire. Da qui, con un po' di parole dei nostri figli storpiate qua e là e ampliando il materiale su internet, chiedendo a tutte le mamme sui blog quali fossero le traduzioni dei 300-400 vocaboli più diffusi tra i bambini dell'età 1 anno, 3 anni. Abbiamo raccolto moltissime traduzioni e le abbiamo proprio chiuse in questo dizionario. Ecco, per i bambini è ovviamente la vita è un gioco, così come spesso sono anche le parole, un linguaggio, è proprio, è così. È così, ed è un gioco anche per i genitori che si divertono a scherzare e ridere insieme ai bambini. Chiaramente non ridere di loro, ma ridere con loro, ridere delle loro buffe storpiature, delle loro frasi divertentissime che ogni tanto tirano fuori e che non si può Ecco, resistere. allora, visto che sono proprio così divertenti, facciamo qualche esempio. Adesso io non ho figli, però immagino, vedo tanto i figli e le figlie delle mie amiche, ci sono veramente tante cose divertenti. Quello, non so, per esempio parliamo anche dei tuoi figli o di tuo figlio, insomma, quali sono le cose più divertenti nel linguaggio che adottano? Allora, mi ricordo una di mio figlio in particolare che mi ha fatto molto sorridere quando verso l'ora di cena era molto affamato e mi ha detto: "Mamma, mamma, sono famoso." Mi ha detto: Carino, è "Sì, carino questo. famoso, magari un giorno lo sarai, adesso sei affamato." Sì, ho fame, insomma, qua così. E allora subito me la sono appuntata e ha detto: "Devo farla assolutamente rientrare nel Nel dizionario, dizionario." Che ovviamente. appunto racchiude anche le pillole, qualche perlina di Ecco, saggezza che cosa dei sono nostri queste bambini. pillole di saggezza? Cioè, a che cosa si riferiscono? Sono proprio quelle frasette che i bambini provano a dire, formulano, quando non hanno ancora la totale conoscenza del linguaggio e quindi diventano un po' delle piccole barzellette. Mamma, compriamo la pizza a domicilio anziché a domicilio, e quindi un po' fa rabbrividire, ma è chiaramente frutto della loro fantasia e invenzione del momento. E qui sto aprendo un po', come dire, sto sfogliando il dizionario per cercare di vedere e di trovare delle parole un po', carine. Per esempio, la parola ristorante nel dizionario, cioè quindi dall'italiano ristorante al bambinese, diventa turante, rottoante, rittoante. E questa potrebbe essere appunto una traduzione. Viceversa, invece, ti viene in mente qualcosa? Bitotto è uno dei più comuni, Sì? lappa, bitotto per dire Devi tradurre biscotto. però a me, perché io non ho Hai giusto. ragione, infatti davo per scontato, ma non è Sì. vero. Il biscotto, bitotto, lappa per dire acqua. E in ogni caso noi abbiamo lasciato alla mamma lo spazio per inserire la propria traduzione. Nella sezione italiano-bambinese c'è una colonna con scritto "è il tuo bimbo". Proprio a dire il tuo bimbo come dice, se non ti ritrovi in queste due o tre traduzioni più comuni che abbiamo messo e raccolto in base appunto alla ricerca fatta, poi mamma o adulto che ha in mano questo dizionario può inserire la tua traduzione personalizzata, così diventa proprio un libro dei ricordi, esattamente come quando scatti delle fotografie e poi le incolli su un album fotografico, così puoi scrivere le parole con domani. Certo, Quando sarai rimangono, grande che poi ci potrai. ricordiamo anche noi, insomma, che ci vengono riportate almeno sicuramente dai nostri genitori. Ecco, poi ci sono anche delle piccole favolette. Ci sono le favole, che sono quella per esempio più comune di Tappuccetto Osso, che è Cappuccetto Rosso, Tattaneve e Biancaneve, e sono proprio scritte in bambinese.
con una sezione che aiuta poi la traduzione, che anche queste appunto sono molto buffe perché se lette tutte d'un fiato sembrano veramente frutto della fantasia più sfrenata. Ecco, ci sono poi delle parti in cui c'è l'intervento proprio di un logopedista, comunque c'è una spiegazione proprio più dettagliata dei termini usati dai propri bambini, così. Sì, la logopedista è Federica Sissoldo, è torinese e ci ha aiutato proprio nella stesura di queste piccole lezioni di bambinese che sono dei consigli, delle piccole curiosità che riguardano proprio il linguaggio del bambino, dalla R moscia a magari dei consigli per stimolare, incentivare anche il bimbo a parlare, come appunto leggergli tanto, ascoltarlo molto. Ecco, che cos'è l'allazione? Perché poi uno, sono dei termini veramente difficili per chi non conosce, però immagino tu poi sei diventata esperta grazie anche all'aiuto della logopedista. Sì, ho imparato anche molte cose nel frattempo. L'allalazione riguarda proprio i primi gorgheggi, le prime sillabe ripetute dei bambini, quindi lalla, mamma, papà. E a questo proposito c'è un aneddoto che è presente in tante famiglie, quando proprio il bambino comincia con papà e i papà in casa brillano di tutta la loro luce perché si sentono chiamati in causa. In realtà non è che il bimbo sta proprio dicendo papà, consapevole di dire papà, altrimenti magari potrebbe dire mamma, visto che è la persona forse più probabilmente presente tutta la giornata, ma noi mamme glielo facciamo credere e loro sono felici, ma comunque fa parte appunto di questa lallazione, primi gorgheggi, prime sillabe È ripetute proprio, che insomma, si vogliono dire tratta di tutte questo. e niente. Io leggo, sembra che siamo quasi in chiusura, però delle perline di saggezza, perché mi sto divertendo molto. Una di queste è la simulazione, insomma, di Teo. È mio Teo è figlio, tuo sì. figlio. Teo che ti chiede, mamma, tu quanti anni hai? Tu rispondi 33, e Teo che ti dice, sei altissima. Insomma, Sì, ovviamente c'è un po' di confusione. un Oppure, complimento. nel momento mistico, come voi lo chiamate, è appunto sempre di Teo, che ha 3 anni, dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spigolo Santo. Amen. Insomma, veramente anche carini. Nonna, meno male che hai vata tu, dice Veronica, 2 anni. Vabbè, insomma, poi veramente ci sono tanti episodi divertenti. Allora, l'avete visto in onda, l'italiano bambinese, il bambinese italiano, per divertirsi ovviamente. E magari anche per noi, per capire qualcosa di più del linguaggio del nostro bambino. Allora, io intanto, Daria, ti ringrazio per essere stata qui. Grazie a te.